di Sardegna è la mostra che è stata inaugurata sabato alla Torre San Giovanni, protagonista Maria Filomena Mura. La tua personale cosa vuole portare alle persone che vengono a vederla? Sicuramente un momento di serenità, perché quel che ho capito da chi viene qui a vedere la mostra dice che è una mostra serena, cosa che io sicuramente non sono. Probabilmente trasmetto sulla tela la mia interiorità. È una mostra che arriva dopo anni di collettive. In effetti sono anni che non facevo una personale, quest'anno mi sono imposta di farlo perché volevo comunque che il pubblico vedesse tutto quello che io faccio in realtà. È una mostra che mi sta dando molte soddisfazioni perché mi rendo conto di essere una persona particolare. Forse trasmetto appunto sulla tela quello che in realtà non si vede, e questo mi fa anche piacere, ma mi fa piacere che gli altri lo capiscano. Alle tue spalle delle donne, donne velate, qual è il significato di questi quadri? Allora, queste donne in realtà ho cominciato a farle quando ho collaborato con la Rete delle Donne di Alghero per quanto riguarda delle mostre che sono state fatte sul femminicidio. La donna velata, e in particolare la donna sarda velata, è quella che esprime violenza uguale, perché comunque la donna sarda non è esente da questo tipo di violenze. E poi comunque ho continuato, perché le donne secondo me hanno tutte un alone di mistero, e questo velo proprio forse è il mistero che ogni donna ha di sé e che non vuole mostrare. Nel complesso è una mostra profondamente algherese e profondamente sarda. Sì. Tanti scorci dell'isola e tante persone che vivono la Sardegna. Sì, io sono sarda, amo dirlo che sono sarda. Sono algherese ma sono profondamente sarda, sia nei valori, nei sentimenti, in tutto. E mi piace esprimere proprio la sardità. Abbiamo visto anche un tuo quadro con la bicicletta sul rosa. La bicicletta, ce ne sono diversi per Alghero di quei quadri. Praticamente mi sono voluta esprimere in questo modo e ho messo tutti i quadri, ho chiesto la collaborazione dei commercianti e sono stati esposti nelle vetrine dei negozi. Qui ce n'è uno in particolare che era esposto in una vetrina che ho voluto comunque portare in mostra per dare testimonianza di quello che avevo fatto. Alcune opere sono ancora appunto esposte nelle varie parti della città, nei negozi. E poi nei tuoi quadri tanto tanto mare. Sì, il mare è la mia passione, anche perché io vivo sul mare, per cui apro le finestre al mattino e mi ritrovo il mare. Lo vivo intensamente in tutti i colori, in tutto quello che può, in quello come ci si esprime in qualsiasi modo. La tua mostra è visitabile fino a domenica 20. Fino a domenica 20, sì. Una persona magari non esperta d'arte che viene qui a vedere i tuoi quadri, cosa può trovare? Serenità, appunto, come hanno trovato. Allora, non ci resta che dare appuntamento agli appassionati d'arte alla tua mostra. Ricordiamolo, fino al 20 di agosto, dalle 18 alle 24, tutti i giorni, con ingresso certo, gratuito. Certo. Grazie.